Come abbiamo visto altre volte, l'esercito italiano è carente e anche obsoleto su diversi fronti. Al contrario, invece, la marina, come l'aeronautica, è un po' un'altra cosa. La nostra flotta è effettivamente una delle più efficienti e attrezzate al mondo, e questo conferma come i programmi di modernizzazione degli ultimi decenni si siano dimostrati seri e di lunga durata. Ma attenzione, non si tratta soltanto di avere dei bei giocattoli fini a se stessi come se dovessimo giustificare il budget. Ci deve essere alle spalle un'importante visione strategica, quale vogliamo che sia la nostra postura dal punto di vista internazionale. Quindi vediamo un po' com'è messa la nostra marina e soprattutto che cosa vogliamo farci con questi meravigliosi giocattoli. Sigla! Partiamo da un punto. Noi sappiamo che qui in Italia parliamo di ogni cosa. Anche io parlo a sproposito di un sacco di cose, ma all'interno della pubblicistica, quella politica, quella militare, è veramente raro trovare una visione grande strategica, una visione geopolitica che sia organizzata, strutturata e magari anche coerente. Cioè, raramente parliamo di come vogliamo porci noi italiani nei confronti del mondo dal punto di vista politico e dal punto di vista militare. Anche se in realtà sono diversi anni che alcuni apparati del nostro Stato e delle nostre forze armate sembra che una quadra l'abbiano presa. E quello che abbiamo capito alla fine, e dopo un po' di tempo, è che il centro degli interessi italiani, su tutti, si trova nel Mediterraneo, e l'Europa come ulteriore gamba geografica. A questo punto la domanda è se la nostra marina e la nostra politica sono coerenti con questi assunti geopolitici. Per capirlo possiamo cominciare leggendo un recentissimo documento ufficiale e sintetico. Il concetto strategico del capo di Stato Maggiore della Difesa del settembre 2022, firmato dal capo di Stato Maggiore congiunto ammiraglio Cavo Dragone, che esordisce così. Lo scenario geopolitico attuale, caratterizzato da complesse dinamiche di competizione strategica accelerate dalla crisi ucraina, colloca nuovamente in una posizione di centralità e rilevanza il cosiddetto Mediterraneo allargato, quadrante di primario interesse strategico per l'Italia. Prosegue. Se la dimensione atlantica e quella europea rappresentano i cardini della nostra collocazione internazionale, il Mediterraneo allargato si conferma l'area di primaria importanza, ove gli interessi dell'Italia si proiettano e devono essere protetti a tutela della sicurezza nazionale, ma anche di opportunità commerciali, finanziarie, di approvvigionamento economico ed energetico, fondamentali per assicurare l'interdipendenza economica, sociale e culturale del nostro paese. Nel caso non si fosse capito, il nostro Stato Maggiore sta dicendo: sì, certo, la NATO è una gran figata, anche l'Europa è una gran figata, però se vogliamo essere veramente forti, forti in queste alleanze, non possiamo perdere nessuna occasione all'interno del mondo che ci compete, ossia il Mediterraneo. O meglio, il Mediterraneo allargato. Ne avevamo parlato in un altro video. Mediterraneo allargato è un vecchio concetto strategico e geopolitico che vuole l'Italia sfruttare il Mediterraneo, appunto, in senso largo. Per questo il concetto si spinge di volta in volta al Mar Rosso, al Golfo di Aden, al Golfo di Guinea, perché è un concetto che si adegua alla situazione in corso. Pensate per esempio appunto a quello che è successo, sta succedendo nel Mar Rosso. Gli Houthi attaccano le navi americane o dirette ad Israele, e così come la flotta americana cerca, abbastanza inutilmente, di tirare giù gli Houthi per una questione di difesa dei propri alleati e di proiezione di forza, così potremmo farlo anche noi. E infatti anche noi qualche missile degli Houthi lo abbiamo tirato giù. Attenzione, però qua non si tratta di fare i grandi esaltati nazionalisti a cui piace la bandiera, piacciono le armi, piacciono le esplosioni, i carri armati, quanto sono belli! No, no, si tratta proprio di avere dei vantaggi per il nostro paese. Pensate se effettivamente fosse l'Italia, con la nostra flotta e la nostra posizione strategica, la protettrice del Mediterraneo. Pensate se fossero le nostre flotte a pattugliare le vie commerciali, a intercettare e salvare la gente in mare, a tirare giù i pirati, bloccare le navi cinesi per l'Africa, o i container che fanno le triangolazioni per la Russia, ci sarebbe interi paesi o unioni come quella europea che ci darebbero un sacco di soldi e in più avremmo su di loro un potere geopolitico ed economico enorme. Guardate, facciamo un sogno, ma immaginiamoci un bel sogno. Noi siamo il paese che militarmente domina il Mediterraneo. Tutti quanti i paesi ci hanno delegato la loro sicurezza migratoria, economica. Noi siamo quelli che possono fare di tutto. Noi siamo quelli che appunto con le portaerei possiamo andare a colpire i cattivi in Africa che mettono a repentaglio i nostri giacimenti di petrolio. Ecco, no? Quindi fortissimo. Inventiamoci che in virtù di questa nostra forza noi non siamo così, mettiamola così, asserviti all'Occidente Atlantico. E allora, quando vediamo che in Israele viene compiuto un massacro del genere, al posto di chiuderci nell'imbarazzo del mondo occidentale, impotenti, con la flotta imponiamo noi un blocco commerciale ai porti israeliani. Oppure, se non vogliamo fare casino, buchiamo quello israeliano a Gaza e aiutiamo noi quella povera gente. Ovviamente è pura fantasia, è una roba tipo i miei romanzi fantapolitici, per intenderci. Anche nel caso sarebbe veramente un casino comunque. Ciononostante, è una cosa che in qualche modo
mondo potremmo anche inventarci se fossimo un altro paese. Un paese che tira un po' più sul collo e si guarda un po' più intorno. E questa cosa, questo cercare di porsi in un altro sistema, è quello che paradossalmente sta facendo un pezzo nel nostro stato politico, ma anche un pezzo proprio delle nostre forze armate, per quanto riguarda soprattutto la Marina. La dottrina, intendiamoci, è quella americana delle operazioni multidominio, ossia non una, tra virgolette, semplice integrazione tra le forze armate, ma una vera e propria fusione completa e simultanea di tutti i domini, terrestre, marittimo, celeste e spaziale, elettronico, informativo e psicologico, sul piano tecnologico, strategico e tattico. Ogni azione presa in uno dei domini ha effetti sugli altri. Declinandolo poi la nostra situazione, il nostro obiettivo è quello del Mediterraneo allargato, quindi non tanto andare a battagliarcela contro la Francia, qualche altro nemico simmetrico, dobbiamo fare poi un'altra cosa, non lo so, tipo andare a tirare dei missili contro dei ribelli cattivi che sono da qualche parte nascosti sulle coste del Mediterraneo, salvare degli ostaggi su una nave commerciale dove ci sono dei brutti terroristi, supportare i nostri alleati per delle grandi operazioni, estrazione, un po' un'altra roba. Quindi mettiamola così, più che Seconda Guerra Mondiale è una roba alla Tom Clancy, per questo abbiamo declinato la dottrina multiruolo in Limited Small Joint Operations, ossia operazioni congiunte interforze a raggio limitato. Insomma, in conclusione, abbiamo una dottrina geopolitica e una dottrina militare, mediterraneo e marinocentrica, di natura multidominio che ambisce a dotarci di forze armate ad alta tecnologia e in grado di operare su questo teatro. Bisogna vedere come stiamo messi a soldi. Come si legge nel documento, le spese per la difesa nel bilancio dello Stato, prodotto dalla Camera dei Deputati e pubblicato il 20 gennaio 2023, il bilancio per la difesa è di quasi 28.000 milioni di euro. La spesa, come abbiamo visto altre volte, è in crescita, però molto spesso è destinata alla tecnologia, a nuove armi, nuovi mezzi, nuovo equipaggiamento, nuovi sistemi d'arma, più che invece personale e organico. E come ci siamo detti altre volte, questa scelta in realtà sembra essere più viziata dal nostro declino demografico. Attenzione però, il fatto di tuffarsi all'interno della tecnologia, trovare strumenti ancora più fighi, non è assolutamente sbagliato. Per anni abbiamo fatto così, prima della guerra in Ucraina, dove appunto con trincee, carri armati, bombardamenti, città rase al suolo, siamo tornati al 1940. E appunto, nell'immediatezza almeno, ci stiamo concentrando non sul fatto di addestrare milioni di uomini con le baionette da lanciare nelle pianure ucraine per andare a fare la terza offensiva contro Mosca, ma invece stiamo concentrandoci appunto nel Mediterraneo allargato, quindi marina e aeronautica. Ma appunto, vediamo un po' più nel dettaglio la nostra marina. E sempre parlando di sicurezza, saprete che la cosa più pericolosa al momento non è tanto un missile degli UTI sulla testa, ma il furto di tutti quanti i nostri dati personali. Sapete, no? Utilizzate quel sito lì, utilizzate quell'altra applicazione là, che dicevano che i vostri dati non li avrebbero condivisi mai, e infatti magari ci hanno anche provato, però glieli hanno fregati. E quindi adesso c'è un sacco di gente che vuole entrare con le nostre password all'interno dei nostri social, o che cerca il PIN del nostro banking online, oppure una campagna pubblicitaria ancora più bastarda. Per questo lo strumento migliore per difendersi da questo tipo di porcate è lo sponsor di oggi. Incogni, che agisce alla radice. Infatti si occupa di rimuovere i nostri dati personali applicando la legge europea. È molto semplice da usare. Creiamo un account, dichiariamo che stiamo delegando il compito a Incogni e poi restiamo a guardare. Incogni si metterà a scandagliare la rete alla ricerca dei nostri dati personali e dopo averli trovati, uno dopo l'altro ne richiederà la rimozione a nostra discrezione. Perché qui l'obiettivo è riprenderci i nostri dati e c'è anche il mio sconticione. Infatti se per caso utilizzerete il link qua sotto in descrizione avrete il 60% di sconto. Quindi se per caso volete riprendervi i vostri dati, voler applicare un bel po' di giustizia europea e fare anche del male a qualcuno, il link come al solito è qua sotto in descrizione. E Incogni, riprenditi i tuoi dati! Come già detto, la nostra flotta non è per niente messa male, è una delle più grandi al mondo, anche con una bella spesa alle spalle. Il punto è nel futuro, quindi che giocattolini divertenti vogliamo avere? Sulla base della documentazione dello Stato Maggiore, su X sono state fatte delle infografiche a proposito, e come vedete tra il 2023 al 2035 sembra che la nostra flotta voglia diventare qualcosa del genere. Ma nella documentazione militare si parla quasi solo delle fregate Fremm e poco altro, quindi ci dobbiamo un po' abbandonare alla speculazione, ma andiamo con calma. Come saprete, per adesso la Marina Militare conta ancora due portaerei, la Cavour e la Garibaldi. La prima in grado di operare assetti di quinta generazione grazie agli F-35, gioiello tra l'altro di nostra produzione. La Garibaldi invece dovrebbe andarsene in prepensionamento proprio quest'estate e verrà sostituita da una nave anfibia, la Trieste. Anche lei capace di portare in giro gli F-35, ma non è una portaerei, infatti è molto più piccola.
Io, per esempio, quando avevo sentito che non avremmo sostituito questa vecchia portaerei con una nuova portaerei, pensavo, ecco qua, i soliti straccioni, tiriamo sul prezzo! E invece coglionaccio io, perché in realtà c'è un discorso strategico alle spalle. Per anni si è pensato che le portaerei, le grandi navi pensanti, gigantesche, fossero indistruttibili, e finché c'erano solo un paio di zero giapponesi a farli male, ci poteva anche stare, ma oggi ci sono sottomarini, droni, missili ipersonici, non è mica detto che queste montagne non possano affondare. Quindi ha senso rischiare di perdere una bestia che costa mazzi di miliardi, oltre che centinaia di uomini, per colpa di giocattoli che costano una frazione? A questo punto abbiamo detto no, non facciamo i grandi spacconi con le navi gigantesche, anche perché comunque una ce l'abbiamo, scegliamo invece una serie di navi più piccole, modulari e anche meno costose. Concepite tra l'altro non per gli oceani, infatti non hanno la propulsione nucleare come ce le hanno i nostri alleati, queste sono studiate per il nostro mare, il mare nostro, e tutti quanti i mari collegati. Il Mediterraneo allargato. In tal senso, Cavour e Trieste sono due gioiellini e la Trieste dovrebbe essere pronta a fine estate. Del resto nessuno vuol fare la fine della Moskva o di importanti navi russe nel Mar Nero, altro mare chiuso. Invece, sulla prepensionata Garibaldi si pensa di usarla come portadroni, praticamente una copia dell'Ilia Turca per l'Anadolu, e potremmo usarla come piattaforma per lanciare dal Mediterraneo sciami di droni cattivissimi. Poi ci sono le fregate Fram. Si tratta di una nuova generazione di fregate multiruolo e antisommergibile, una collaborazione tra noi e i francesi. Ne abbiamo già 8 in servizio e altre 2 sono in costruzione. Queste ragazze sono diventate un enorme successo commerciale. Per intenderci, gli americani ci hanno fatto tutta la loro classe Constellation. A quanto pare ne prenderemo delle altre, potenziandole per la guerra elettronica. E che marina avremmo se non avessimo i sommergibili? Da un po' abbiamo un nuovo tipo figo di sommergibili, gli U-212A, costruiti su tecnologia tedesca, del resto la tradizione è quella lì, ma dopo che ce li hanno consegnati, Fincantieri si è già messa all'opera per il primo dei futuri sottomarini U-12NFS, per un totale di 4 battelli. L'idea è che questi Near Future Submarines, perché questo è il nome, vadano a sostituire i Sauro, famosissimi, e quindi avremo comunque, secondo la nostra idea, almeno 8 sottomarini ancora nella marina. Conclude il quadro lo studio di almeno 2 nuove cacciatorpediniere, il programma DDX, che prevede navi lunghe 175 metri e con circa 11.000 tonnellate di stazza, facendone in poche parole il naviglio combattente di superficie più massiccio costruito in Europa occidentale dopo le Colbert francesi, da 11.300 tonnellate. Per le DDX, se vi ricordate, si ipotizzava addirittura la possibilità di integrazione con armi a energia diretta, ma si tratta di programmi futuribili e che devono arrivare, insomma, come le navi anfibie che dovrebbero sostituire le 3 della classe San Giorgio, San Giusto. Ora, come immaginerete, il nostro obiettivo è avere una marina forte, una marina moderna, multidominio, che faccia un sacco di cose, che agisca ovunque, e di conseguenza non possiamo prescindere da tutto quanto il resto, in particolare con l'aeronautica. Figurati poi se ci immaginiamo un avversario simmetrico dotato di sensori avanzati, e quindi ci servono velivoli di quinta generazione, esattamente come gli F-35, che, come ci siamo ripetuti altre volte, possiamo farceli da soli dall'inizio alla fine, e siamo uno dei pochi paesi al mondo a poterli fare. Al momento ne abbiamo 90 di questi giocattoloni, si pensava che forse potremmo arrivare a 131 entro tot, però lì partiranno delle discussioni gigantesche. Partono sempre delle discussioni gigantesche su questa roba, è assurdo! All'epoca mi ricordo ancora, ah no, l'Italia non può pensare alla guerra, è un paese pacifico! Sì, certo, ma il problema fondamentale è che non è che se non pensi alla guerra quella non c'è. La guerra a un certo punto arriva. Ci siamo convinti che non sarebbe arrivata, è arrivata lo stesso, è arrivata sopra, è arrivata sotto, e noi siamo lì come dei fessi, pazzesco. Altro punto, se vogliamo veramente avere una forza di deterrenza di quelle veramente pesanti, dobbiamo avere non soltanto dei caccia che vanno lì a fare, ma dobbiamo avere anche degli strumenti che possano colpire il nemico al di là delle sue difese, quindi da oltre l'orizzonte. E questo significa dotarsi di missili da crociera, per questo sembra quasi sicuro che i futuri sottomarini U-12NFS di ultima generazione in programma, unitamente alle future cacciatorpediniere, avranno a disposizione missili da crociera di tipo Scalp Naval, europei, o Tomahawk, americani, che garantiranno alla nostra marina la capacità di colpire con precisione in profondità per un raggio di oltre 1.000 km. Per ora, con i Teseo MK2, tra l'altro di nostra produzione, possiamo arrivare intorno ai 350 km. Comunque questi qua verranno presi e montati sui futuri cacciatorpedinieri e anche sui pattugliatori. Però, come avrete notato, ci mancano dei cosini che queste ultime guerre ci hanno insegnato a essere molto importanti. Ossia i droni. E se vogliamo appunto usare la Garibaldi come portadroni, che cosa usiamo? I Falco della Leonardo? Il problema è che, rispetto a molti altri, sono pesanti e non aggiornati, soprattutto in seguito all'accelerata che queste guerre hanno dato. Quindi,
per farla breve, la nostra marina non è messa male, tutt'altro, è una bella marina, una... sì, certo, mancano delle cose, ma comunque la direzione è molto giusta, a livello di pensiero, progettazione, c'è anche un minimo di strategia, il problema è che manca tutto quanto quello che serve a questa roba qui, ossia un pensiero veramente strategico, veramente di grande visione, veramente geopolitico stretto, e sembra proprio nell'applicazione che li stiamo usando un po'... boh... Per esempio, le nostre navi non hanno propulsione nucleare, non sono studiate per gli oceani. E allora perché mandiamo la Cavour nel Pacifico? Per fare contenti gli americani? Non abbiamo allora forse noi una nostra strategia? O ancora, nel Mar Rosso gli UTI hanno già danneggiato il nostro commercio. Quindi, oltre che mandare qualche nave lì intorno a fare compagnia agli americani, che cosa facciamo? Vogliamo fare qualcosa? Cosa stiamo facendo? Insomma, qualche accenno di attenzione nei confronti del mondo c'è. Questa cosa del Mediterraneo allargato c'è nei documenti ufficiali. Ne stiamo parlando effettivamente da 30 anni, ma siamo veramente molto lontani proprio... anche proprio sul... sembra proprio che siamo lontani su che cosa vogliamo essere da grandi. Il fatto è che siamo molto grandi, siamo molto anziani. E sono convinto che questa mancanza di attenzione, mancanza di interesse di noi, di come ci proiettiamo sul mondo, ma sul serio, arrivi proprio anche da questo tassello, ossia dal fatto che... la verità è che non ce ne frega poi così tanto. Cioè, restiamo sulla politica. Di politica interna parliamo fino alla fine. E Vannacci ha detto questo. E Renzi si è tirato via un pelo dal naso. Calenda dice, no, io mi tolgo meglio i peli dal naso. C'è Santoro che rotola nell'erba dei suoi peli del naso. Ogni giorno c'è una minchiatina. Una minchiatina che ogni tanto sembra una minchiatina da condominio. Ma per quanto riguarda la politica estera, ho io l'impressione che tranne che qua dentro nel senso YouTube... non ce ne freghiamo poi così tanto. Non a caso, poi quando accade qualcosa di rilevante all'estero, qualcosa che tutti quanti si stupiscono, i giornalisti, gli intellettuali, i pensatori, oh cielo, cos'è sta roba? Ma come? Ed è tutta gente che parla di politica tutto il giorno. E attenzione, sto parlando di quelli a cui interessa la politica, cioè di quella parte di paese a cui interessa, noi, voi, la gente che guarda i TV show, tutta quanta gente che comunque gli interessa sapere come funzionano un po' le cose. Ma tutti quanti gli altri, tutti quanti quelli che dicono no, vabbè, la politica a me non interessa, come se la politica a questa gente non importasse. No, no, la politica questa gente tanto importa probabilmente più di tutti, perché gli può fare un sacco di cose senza che loro se ne accorgano. Ecco, appunto, quindi figurati veramente tutti quanti gli altri. Perché ci sentiamo migliori degli americani che non sanno riconoscere l'Iran dalla Francia, ma noi, generalmente parlando, non so quanto possiamo fare i fighi, perché loro almeno, tanto il vecchio quanto il delinquente, hanno alle spalle una classe dirigente che si chiede, bene, come possiamo fregare il mondo? Noi, spesso e volentieri temo neanche quello. Ok squadra, allora questo qua dovrebbe essere, secondo i miei calcoli, l'ultimo video di agosto, e quindi voi o state tornando dalle vacanze o dovete ancora cominciare le vacanze, quindi sono successe un sacco di cose, sto facendo questo video a luglio, quindi magari in 2 mesi è successo l'ira di Dio, scusatemi se non sono stato sul pezzo su alcune cose, ma probabilmente sono già morto, probabilmente mi hanno già trovato impiccato, oh, può capitare, eh? Quindi al solito discorso, se mi ritrovate dopo un po' di tempo, vi ricordo che potete aiutarmi lasciando un mi piace, condividendo, comprando il mio libro, che spero vi siate letti quest'estate, oppure che potete leggervelo adesso, si può leggere sempre, ci vediamo molto presto e state bene, mi raccomando. Peace out.